Ciao amici di YouTube, qui con voi è Shalebum Zai e oggi siamo in un nuovo video. Oggi siamo nel primo school builder di FIFA 16 Ultimate Team sul mio canale. Davvero ragazzi, ho creato uno school builder devastante al dir poco. Come portiere abbiamo Hugo Lloris. Come vedete primo proprietario perché mi è uscito nel pacchetto. Lloris ha 86 di tuffo, 88 di riflessi, 82 di presa con anche un 81 di posizione che diciamo rispecchiano questo giocatore, perché davvero ragazzi Hugo Lloris è un portiere completo. Vi parerà tutto ragazzi, diciamo che lo school builder può valere per tutte le console. Ora passiamo subito al difensore centrale. Il secondo giocatore ragazzi è Kurt Zuma. Davvero il mio difensore preferito di questo gioco. Ha un 73 di velocità che per un difensore è davvero tanto. Un 80 di fisico e una 77 di difesa che davvero fanno un giocatore fantastico. Quindi ragazzi veramente ve lo consiglio Zuma, anche se c'è la versione IF e la versione SIF. Però potete comprare bellissimamente a pochi crediti la versione diciamo rara. Ora passiamo subito al secondo difensore. Come secondo difensore abbiamo ragazzi Koulibaly, Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli, perché davvero sta facendo una stagione con il Napoli fantastica. Come vedete ha acquistato per 900 crediti, è davvero ragazzi un difensore fantastico, un 74 di velocità, un 79 di difesa e 86 di fisico che rispecchiano questo giocatore. Davvero ragazzi è fantastico, con 1,95 m di minchia. Come terzino destro ragazzi abbiamo Matteo Darmian, terzino destro di Manchester United, italiano, ex Torino, che davvero ragazzi è un terzino destro completo. Se lo mettete difensore centrale deve fare il difensore centrale, se lo mettete a centrocampo deve fare il centrocampista. Quindi ragazzi è davvero un giocatore completo, vi fa tutte le due fasi, sia difensiva e sia offensiva. Ha un 79 di velocità, quindi può correre come i cani sulla fascia, un 73 di dribbling, un 82 di difesa e un 78 di fisico. 78 di fisico che è davvero tanto per un terzino, anche diciamo un 82 di difesa. Come terzino sinistro ragazzi, per completare la difesa abbiamo Baba, terzino sinistro del Chelsea, che davvero ragazzi è un terzino sinistro che corre. Davvero ragazzi qui ha 86 di velocità, ma davvero secondo me rispecchia tantissimo la velocità ed è davvero ragazzi devastante sulla fascia. Quindi si presenta con 86 di velocità, un 76 di dribbling, un 75 di difesa, un 74 di fisico. Difesa e diciamo dribbling possono essere discreti, possiamo considerarli. Il primo centrocampista di questo school builder è Moussa Dembélé, ragazzi, centrocampista centrale belga del Tottenham. Ragazzi Dembélé come in tutti FIFA è fortissimo ragazzi, è sempre buggato, non so perché. Dembélé io lo amo ragazzi, davvero è un giocatore perfetto per la mia rosa, ve lo consiglio anche perché è un giocatore come vedete dalle statistiche completo e si presenta con un 77 di velocità, un 72 di tiro, un 75 di passaggio, un discreto passaggio quindi per un centrocampista, un 82 di dribbling e un 82 di difesa. Quindi un 82 di difesa per un centrocampista centrale, diciamo a velocità, dribbling, tecnica, è davvero tanto. Come secondo centrocampista abbiamo Rajan Engolan, centrocampista centrale belga della Roma. Secondo me ragazzi questo è uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Applicando cambi di ruolo ragazzi potrebbe fare anche l'attaccante Engolan. Si presenta come ho detto con 80 di velocità, un 81 di dribbling, un 78 di tiro, un 79 di passaggio e un 84 di fisico. Ragazzi come vedete dalle statistiche anche lui completo, sa fare tutto ragazzi, velocità, tecnica, dribbling, finalizzazione, ragazzi è completo questo giocatore. Come centrocampista offensivo centrale abbiamo Mertens, giocatore del Napoli, anche lui belga per l'intesa. E davvero ragazzi Mertens è... io avevo qualche dubbio tra Mertens e Insigne, alla fine ho scelto Mertens anche per, diciamo, per l'intesa, anche se a me piace molto di più Insigne. Però Mertens ragazzi ve lo consiglio per questo school builder, e si presenta 89 di velocità, un 87 di dribbling che è davvero tanto, un 79 di tiro che è davvero discreto per un CC, un 80 di passaggio, quindi tecnicamente è bravo, quindi potete spostarlo anche al centrocampista centrale. Come alla destra ragazzi abbiamo Mohamed Salah, giocatore anche lui della Roma. Ragazzi davvero Salah corre come un cane ragazzi. Se avete un attaccante che è bravo nei colpi di testa ragazzi, provate Salah, perché sulla fascia davvero ragazzi è fortissimo, mette anche dei buoni cross.
si presenta quindi con un 91 di velocità, un 85 di dribbling, quindi perfetto, un 72 di tiro, un 71 di passaggio, quindi ragazzi, passaggio e tiro diciamo che sono discreti per una ala destra, un 65 di fisico e un 45 di difesa. Il fisico è l'unica pecca, diciamo, l'unico difetto che ha Mohamed Salah. Come penultimo giocatore di questo scolpito abbiamo Memphis Depay, alla sinistra del Manchester United olandese. È uno skillatore, ragazzi. Se sapete skillare, prendetevi Depay perché è davvero devastante. Si presenta con una ottima velocità, un 90 di velocità, un 85 di dribbling, un 76 di tiro e un 73 di passaggio, quindi davvero ragazzi, passaggio e tiro anche per Depay sono discreti, quindi può fare anche l'ATT e anche con un 75 di fisico. Come punta centrale ragazzi abbiamo lui, Benteke, che ci fa bestemmiare in tutti i FIFA dal 14 al 16 ragazzi. Benteke con 190 centimetri di minchia è l'attaccante secondo me più forte di questo gioco e si presenta con un 77 di velocità, un 75 di dribbling, un 81 di tiro, un 65 di passaggio, quindi passaggio stanguagliato, e un 85 di fisico, quindi ragazzi sposta pure il muro. Comunque ragazzi, se questo school builder vi è piaciuto, mi raccomando lasciate sempre un bel like, commentate qui sotto se diciamo avete dei giocatori da consigliarmi da mettere in questo school builder e noi ci vediamo al prossimo video, sperando nello speciale dei 50 iscritti. Bella!